Esperti di logistica, infrastrutture, trasporti e mobilità sostenibile a confronto con la politica che dovrà decidere su progetti di investimento e programmazioni europee, politiche di sviluppo infrastrutturale nazionali e regionali e l'incidenza delle infrastrutture sull'attrazione di investimenti in Campania. Lo scenario in cui si è parlato dei fondi del PNRR è l'Interporto Campano di Nola. Padrone di casa Claudio Ricci, amministratore delegato dell'Interporto Campano S.p.A. Crediamo, siamo confidenti che si possano realizzare i progetti di rafforzamento dell'infrastruttura materiale e immateriale e di dare un contributo importante per lo sviluppo della zona economica speciale della Campania, di cui l'Interporto è parte integrante. Puntiamo a poter procedere a un ampliamento dell'Interporto, incrementarne le infrastrutture della parte esistente, rammodernarle, digitalizzare tutta una serie di processi e soprattutto creare le condizioni per l'attrazione di investitori di natura industriale che possano portare nuove attività in tutto il distretto. Dopo i saluti di Alfredo Gaetani, presidente del Consiglio di Amministrazione di Interporto Campano e del sindaco di Nola Gaetano Minieri, numerosi gli interventi moderati dal direttore del Mattino Federico Monga. Il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca si è espresso così. Ad oggi non siamo ancora all'altezza della domanda che ci viene dall'Europa, non ci sono ancora i decreti attuativi, quindi abbiamo stanziamenti anche rilevanti, la Campania è la regione che ha avuto più risorse del PNR, ma il problema dell'Italia è la palude burocratica, se per avere un permesso ci mettiamo 3 anni è chiaro che siamo fuori dai tempi europei. Dobbiamo spiegare bene ai nostri concittadini che non è che questi 209 miliardi li abbiamo già in cassa. Questi soldi arrivano se rispettiamo dei tempi per l'apertura dei cantieri e se rispettiamo i tempi per le riforme. Ha chiuso l'evento il ministro per i trasporti e la mobilità sostenibile Enrico Giovannini. Non sono tutti i fondi a disposizione, perché poi ci sono i fondi del sviluppo e coesione, i fondi europei 2021-2027, i nuovi fondi della legge di bilancio. Per questo io sto incontrando tutti i presidenti di regione, ci siamo incontrati anche col presidente De Luca per coordinare le programmazioni nazionali e quelle regionali.